Al Politecnico, fin dagli anni 60, esistevano tre importanti istituti: l'Istituto di Chimica Industriale, che era l'istituto di Giulio Natta, l'Istituto di Chimica, che era l'istituto di Adolfo Quilico, e l'Istituto di Elettrochimica, che era l'istituto di Roberto Piontelli. Nel 2000 i tre dipartimenti si sono fusi in un unico grande dipartimento, che oggi è il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta, sicuramente il più grande dipartimento in Italia in questo settore e che a mio parere è pronto e attrezzato per le nuove evenienze che occorreranno in questi campi. Quali sono state le evoluzioni più importanti di questi ultimi anni e quelle che verranno nei prossimi anni? Ma sicuramente va citato la forte attenzione, accanto ai settori molto tradizionali della chimica, dell'ingegneria chimica e materiali, ad esempio verso le nanotecnologie. Poi personalmente sono anche molto affezionato a un'altra iniziativa importante, che è forse la più significativo tentativo in Ateneo di unificare i mondi dell'ingegneria col mondo del design e dell'architettura d'interni, creando il corso di laurea di Design Engineering, corso di laurea magistrale che ha una forte attrattività internazionale. E io credo che l'ingegneria biologica sarà davvero una delle nuove frontiere nel campo della ricerca, in quello che viene chiamato il campo di scienze della vita in generale, perché riuscire a unire due mondi così lontani come quello della biologia da un lato, a cui applicare però le tecnologie proprie dell'ingegneria, sia molto importante. E oggi all'interno del Dipartimento abbiamo creato quella che si chiama Alliance for Biomedical Engineering, che è una rete di laboratori che si muovono in queste tematiche per riuscire, integrandosi fra di loro, a dare un importante contributo in questo che ritengo sarà uno dei campi più importanti del prossimo decennio.